Al Teatro Rendano di Cosenza ha preso il via la prima parte della 43esima stagione concertistica realizzata dall'Associazione Maurizio Quintieri con il patrocinio del Comune di Cosenza e con il sostegno del MIBACT e della Regione Calabria. Il concerto di apertura, La Bussola, ha visto di scena la soprano Lucia Conte e la pianista Gabriella Orlando, molto apprezzate dal numeroso pubblico, già piacevolmente stupito da una nuova interpretazione dello spazio nella Sala Quintieri. Io ho sempre pensato che le attività culturali non devono essere un mero esercizio di attività di spettacolo più o meno colto, devono essere in grado anche di interpretare il tempo e ciò che accade nel tempo. E in questo tempo è accaduta una cosa terribile che tutti conosciamo, che è stata la pandemia che per 2 anni ha sconvolto l'intero pianeta. Quindi l'obiettivo di questa stagione è quello di ribadire l'importanza, il valore e anche l'urgenza dello spettacolo dal vivo e della cultura dal vivo. E la cultura dal vivo deve diventare ancora più realistica, quindi deve uscire da quella dimensione quasi bidimensionale che un palcoscenico, sia di un teatro grande ma anche di una sala piccola, può rappresentare e entrare nel cuore dell'azione. Quindi il pianoforte e i cantanti sono posti al centro della sala e il pubblico incornicia la loro azione artistica, quasi a sottolineare sia la centralità dell'azione creativa, ma anche la tridimensionalità che solo la realtà può esprimere, perché qualsiasi perfezione di un filmato, di una rappresentazione video su uno schermo di qualunque natura sia, non potrà mai riprodurre ciò che la realtà è, e la realtà è spazio. La prima parte della 43esima stagione concertistica fino al prossimo 12 giugno offrirà altri 8 appuntamenti che spazieranno dai concerti al jazz, alla musica contemporanea e sinfonica, ma anche alla recitazione, al cabaret e alla danza.